11 misure cautelari e 35 indagati è il risultato di un'operazione antidroga condotta dalla Procura del Tribunale di Urbino insieme ai carabinieri della Compagnia di Urbino. L'indagine, durata più di 2 anni, ha permesso di smantellare una rete di spaccio che coinvolgeva buona parte della provincia di Pesaro e Urbino, sconfinando in quelle di Ancona e Rimini. L'attività era ben organizzata e muoveva in poco tempo grandi quantità di stupefacenti, soprattutto cocaina, ma anche hashish e marijuana, una centinaia di migliaia di euro, il giro d'affari calcolato. Sono stati sequestrati, possiamo dire poi dopo, circa 2 chili, diciamo così, di cocaina, un po' di meno, anche hashish e marijuana, però ecco, la sostanza principalmente, come dire, trafficata era la cocaina, che come sapete è quella più pericolosa. Durante l'operazione è stata sequestrata una cospicua somma di denaro ritenuta a provento dell'attività di spaccio, oltre 150 gli episodi ricostruiti durante le indagini, tra le aree coinvolte i comuni di Fano, Pesaro, Urbania e Fossombrone, ma anche Valle Foglia e Tavuglia. La diffusione delle sostanze, ormai è una costante su tutto il nostro territorio, ovviamente. Poi, diciamo, il territorio, la provincia di Urbino è caratterizzata anche da, come dire, da spazi molto ampi, no? Vasti, quindi, diciamo, è anche più, come dire, insidioso da un punto di vista questo tipo di attività. E quindi qua sono, ritorno al concetto di prima, sono state molto brave le forze dell'ordine a ricostruire, tutta questa attività, nonostante le dimensioni, del territorio molto ampie e la possibilità di occultare la sostanza in tanti posti. Sono uomini di età compresa tra 25 e 45 anni, gli 11 destinatari delle misure cautelari per detenzione ai fini di spaccio, tutti di diverse nazionalità, principalmente italiana, marocchina e macedone, residenti nella provincia di Pesaro e Urbino, a parte 2 residenti a Rimini. 6 sono in carcere, 4 domiciliari e 1 avrà l'obbligo di firma. A contribuire all'indagine i carabinieri del comando provinciale, la Compagnia Carabinieri di Riccione e il nucleo cinofili di Pesaro. Sono molto soddisfatto perché chiaramente è un'indagine che è stata portata a conclusione, è stata gestita prima che ci fossi io qui, però ecco, dimostra la professionalità molto elevata dei carabinieri, il risultato, ottimo raggiunto grazie proprio alla sinergia e al coordinamento della Procura di Urbino. Ovviamente la premessa che va sempre fatta, queste persone attinte da misure cautelari sono sempre presunti innocenti, fino a sentenza definitiva di condanna.